con Andrea Favero, Head of Wealth Client Segment di iShares, al quale vogliamo chiedere innanzitutto un primo bilancio di come sta andando questo 2019. Parallelamente una valutazione, dato che questo è il tema principe del salone, sulla sostenibilità e come viene interpretata dalla vostra società. È un inizio 2019 che è andato molto bene in termini di raccolta. Vediamo una raccolta che è molto più diversificata anche rispetto all'inizio dell'anno scorso, dove la raccolta era, se vogliamo, polarizzata tra azionario US e Treasury. Quest'anno è una raccolta molto più diversificata tra fixed income e esposizioni equity, con un forte peso dell'emerging market debt, ma anche sulla parte azionaria vediamo interesse sui mercati emergenti, ancora investment grade ma anche a yield. Vediamo ancora flussi negativi sulla parte azionaria Europa e un azionario statunitense che rispetto ai primi mesi dell'anno nel corso di marzo è tornato ad essere positivo come raccolta. Quindi complessivamente un inizio dell'anno positivo, molto positivo, e che rispetto all'anno scorso è più diversificato in termini poi di esposizioni che gli investitori scelgono di approcciare con strumenti digitalizzati. Il tema della sostenibilità invece? La sostenibilità è un tema estremamente caro a BlackRock e lo dimostra il fatto che solo 2 settimane fa abbiamo ulteriormente ampliato la nostra gamma ESG con 5 nuove esposizioni, sono esposizioni cosiddette enhanced, che danno la possibilità oramai l'investitore di investire in ambito ESG tramite ETF in molteplici modi. C'è la possibilità con la nostra gamma screened di semplicemente escludere alcune società operanti in settori controversi, ma mantenere un tracking error e mantenere una alta fedeltà e costi in linea con indici più tradizionali. Diamo ancora la possibilità tramite la nostra gamma ENAS di fare un passo ulteriore, quindi quello di andare a ridurre del 30% le emissioni in termini di carbonio, e ancora un passo ulteriore è quello tramite la nostra gamma SRI di premiare quelle che sono aziende più virtuose dal punto di vista ESG con ESG score più elevati. Quindi se c'è dal punto di vista accademico ormai consenso nel definire gli investimenti sostenibili come con performance aggiustate per il rischio che sono migliori nel lungo termine rispetto ad investimenti tradizionali, ecco che anche l'investitore, se forse una volta si poteva ancora chiedere perché investire in ambito ESG, forse la domanda da porsi è perché non investire in ambito ESG.